Ciao a tutti amici, sono Giso e siete su Giso's Playroom. Me l'avete chiesto in tanti da quando si è sparsa la voce del nuovo aggiornamento del Telesystem T2 4K. E così ho provveduto a provarlo e ad aggiornarlo e ne parliamo insieme dopo la sigla. Perfetto, l'aggiornamento del Telesystem App 4K è finalmente stato trovato. Adesso andiamo avanti, poi vedremo come va. Eccoci, l'aggiornamento è terminato, pesava circa 750 MB. Andiamo a verificare insieme. La versione di Android è la 10, come prima d'altronde. Le patch di sicurezza sono aggiornate a luglio 2021. Il firmware è la versione 0.813. L'hanno preparato ad agosto e è arrivato dopo circa un mesetto. Allora, come avevamo visto, innanzitutto vi era la mancanza di Netflix, a quella abbiamo posto rimedio in una maniera tutta nostra andando ad installare l'applicazione di Netflix compatibile. Trovate il link sotto al video precedente. Verifichiamo che sia tutto ok. Prendiamo giusto un qualcosa a caso. E il problema di Netflix direi che è risolto, anche se non ci hanno pensato loro, ma ora abbiamo dovuto pensare noi a installarlo. Per quanto riguarda la situazione, quindi i miglioramenti sono stati effettuati fondamentalmente alla parte decoder TV del nostro decoder della Telesystem. Per cui questo è il telecomando. Basterà premere di TV e già vediamo che, andando a premere la funzione in menu, qui c'è la prima funzione, il picture in picture. Questa è una cosa che andava molto di moda negli anni, ero ragazzo, negli anni 90. Volendo, si potrebbe, per chi lo volesse, aprire YouTube. Ovviamente poi in quel caso viene messo in background, però è una funzione in più. Ora, tornando di nuovo e premendo semplicemente il tasto di TV, siamo tornati a questo, al programma, cambiamo canale. Adesso la funzione principale che è stata introdotta, che se vedete ci sono i pulsanti di play e pausa. Adesso io vi dico, non ho connesso un archivio USB o un hard drive esterno, però se premete, al momento ci dirà che è impossibile iniziare il time shift, ma è la presenza, quindi è la conferma della presenza del time shift stesso. Quindi togliamo il volume, anche perché adesso il comando integrato tra TV e decoder è funzionante su molte più televisioni. Questo sembra funzionare abbastanza bene. Quindi, per quanto riguarda la fase, diciamo, di Smart Box Android, è assolutamente completo, forse non velocissimo rispetto alla Shield di Nvidia, che però non ha la parte di decoder. Per quanto concerne invece
la funzione TV, adesso abbiamo picture in picture, abbiamo il check migliorato e abbiamo il time shift. Quindi si può mettere in pausa ciò che si sta vedendo, l'apparecchio continuerà a registrare fino a un'ora. Volendo possiamo, poi dipende anche da quanto è grosso l'archivio che volete collegare, però adesso funziona perfettamente. Non vi è ancora attivato una funzione di PVR, quindi di registrazione programmata, però posso presumere che sia in via di lancio. Una volta che è stato inserito questa, la funzione time shift, le due funzioni vanno a braccetto. Detto questo, per questo veloce video è tutto. Se volete vedere le altre funzioni di questo decoder, vi invito a guardare l'altro video, metterò il link in descrizione. E se il video vi piace, spero, mettete mi piace. Se il video non vi piace, mettete anche non mi piace, ma spiegatemi cosa non vi è piaciuto e ne discutiamo nei commenti. Se non siete iscritti, iscrivetevi e ciao da Giso.